Cari amici di Visione TV, oggi il tema di cui vi voglio parlare riguarda una questione davvero fondamentale, e cioè l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, che in questo caso è fondamentale per più di una ragione. Innanzitutto, perché dall'elezione del Presidente della Repubblica dipendono gli equilibri dell'attuale governo. L'attuale maggioranza, infatti, si è formata proprio intorno a una personalità, cioè a Mario Draghi e al potere che Mario Draghi rappresenta. Ma questa personalità, dall'altro lato, è indispensabile per mandare avanti la baracca. E quindi l'ipotesi di spedire l'ex banchiere della Banca Centrale Europea al Quirinale, che pure farebbe felici tantissime persone, non è percorribile se non a rischio di una imminente crisi di governo. Perché? Perché la Lega può accettare di essere in un governo presieduto da Draghi, ma non potrebbe mai accettare di esserla in un governo presieduto da Letta. Allo stesso modo, il PD è orgoglioso di appoggiare il governo presieduto dal presidentissimo Mario Draghi, ma non accetterebbe mai un governo presieduto da Giorgetti, o il Movimento 5 Stelle non accetterebbe mai un governo il cui presidente del Consiglio sia Matteo Renzi. Cioè, di fatto, le forze politiche, al di là di una fondamentale obbedienza agli stessi poteri e quindi della disponibilità a fare le stesse politiche, a portare avanti le stesse politiche, dal punto di vista invece dei rapporti tra loro sono incredibilmente litigiose e contrapposte. Per questa ragione, trovare un candidato comune per la presidenza della Repubblica che non sia Mario Draghi e che non sia Mattarella, che ha già dichiarato la sua indisponibilità a un eventuale bis, non è una missione facile, tutt'altro. E oltre a questo, il ruolo del Presidente della Repubblica negli ultimi anni è stato particolarmente significativo e lo sarà ancora di più nella nuova fase della pandemia senza fine. Perché? Perché il Presidente della Repubblica è innanzitutto il garante della Costituzione e quindi dovrebbe essere colui che, di fronte a leggi o proposte di legge che non rispettano i dettami costituzionali, dovrebbe dire il suo no e bloccare il tutto. È evidente quindi che in una fase come questa, in cui la Costituzione viene letteralmente fatta a brandelli, è indispensabile che chi sieda al Quirinale sia un uomo che offra al sistema, che offra al potere la garanzia assoluta di non mettersi di traverso rispetto al progetto del grande reset che è in atto e al progetto di trasformazione del nostro modello un tempo democratico in un modello cinese in cui i cittadini hanno bisogno dell'ok del governo per fare le cose più semplici, le attività quotidiane più banali, e questo ok, questo lascia passare, che si chiama oggi Green Pass, è vincolato all'obbedienza al potere. Naturalmente, per mettere in atto questo piano è indispensabile che, appunto, sul colle più alto di Roma ci vada qualcuno di cui il potere può davvero fidarsi. E a quanto pare quel qualcuno potrebbero averlo trovato e potrebbe essere la ministra, l'attuale ministra della giustizia, Mara Cartabia. Perché c'è questo sospetto? Perché vi propongo questa ipotesi? Innanzitutto perché una donna al Quirinale sarebbe qualcosa di molto gradito diciamo, all'establishment liberale e radical chic che è molto presente nel PD, in LeU, ma in parte anche nel Movimento 5 Stelle e in un certo senso addirittura in Forza Italia. Oltretutto, una figura femminile in un ruolo
come quello del garante della Costituzione, come quello del capo dello Stato, è più funzionale in un certo senso a prendere misure durissime, a consentire misure durissime, mantenendo però un approccio gentile, mantenendo una sorta di dittatura soft e arcobalenosa, per utilizzare un termine caro all'amico Matteo Brandi. Ma al di là di questi elementi, che possono valere per una enorme quantità di figure femminili di prestigio, la Cartabia è sospettata di essere stata scelta come nuovo Presidente della Repubblica o come una delle papabili, perché non più di 8 giorni fa ha fatto un viaggio negli Stati Uniti per incontrare una serie di personalità istituzionali, e questo viaggio è stato all'ultimo momento modificato, cioè gli incontri che avrebbe dovuto fare sono stati modificati per dargli un peso istituzionale molto più forte, per diciamo farla apparire come una visita ad altissimo livello. Ora, la Cartabia ha incontrato anche il capo della Corte Suprema, quello che viene definito l'uomo più importante, più potente della giustizia americana, la cui agenda è fittissima di impegni, e non c'erano motivazioni specifiche per cui dovesse incontrare la Cartabia. È quindi molto verosimile che si sia voluto dare alla ministra della giustizia, che evidentemente ha svolto il suo ruolo in maniera encomiabile dal punto di vista del potere, cioè non si è messa minimamente di traverso o addirittura ha agevolato tutte quelle leggi assolutamente incostituzionali e contrarie ai principi fondamentali del diritto che sono attualmente in vigore in Italia. Quindi anche per questo è verosimile che la vogliano premiare, ma soprattutto noi sappiamo che per governare l'Italia si deve avere l'ok, si deve avere l'imprimatur delle potenze straniere che la controllano fondamentalmente. L'Italia, dispiace dirlo, ma non possiamo nascondercelo, è sostanzialmente una colonia. Quindi il viceré che governa l'Italia deve essere in primo luogo gradito a coloro che oltreoceano detengono il vero controllo su alcuni gangli vitali del nostro paese. Per questo il viaggio di Mara Cartabia appare particolarmente indicativo, fa nascere immediatamente il sospetto che la si voglia spingere sul colle più alto. Oltretutto, la Cartabia ha all'ultimo momento evitato, cancellato l'incontro con un esponente del Partito Repubblicano vicino a Trump, il che è indicativo del fatto che la Cartabia e chi ha organizzato il suo viaggio soprattutto voglia ribadire una vicinanza all'attuale amministrazione americana tale da rifiutare persino gli incontri con qualsiasi esponente che possa essere considerato vicino a Trump. Tutti questi elementi fanno nascere il sospetto, appunto, che sia questo il nome della donna, in questo caso scelta per succedere a Mattarella. In ogni caso, quello che è evidente è che da molti anni a questa parte il Presidente della Repubblica non è più il garante della Costituzione, né men che meno il responsabile, il simbolo dell'unità nazionale. Anche in questi giorni l'attuale Presidente della Repubblica Mattarella ha diviso ulteriormente gli italiani, attaccando per l'ennesima volta quei milioni di cittadini italiani che hanno rifiutato di sottoporsi al trattamento sperimentale, e che sono cittadini a tutti gli effetti come gli altri, che non hanno violato nessuna legge in quanto non esiste nessun obbligo vaccinale, e che oltretutto con le loro tasse contribuiscono a pagare lo stipendio
molto considerevole, molto consistente che il Presidente della Repubblica percepisce. Nonostante questo, sono stati attaccati ed indicati agli altri cittadini come dei nemici, cioè esattamente l'opposto, ma anche di quello che dovrebbe fare il Presidente, cioè garantire l'unità nazionale, ma anche i predecessori di Mattarella, fra tutti Napolitano, hanno scelto di svolgere un ruolo completamente diverso rispetto a quello che la Costituzione gli assegna, e cioè di garantire per soggetti all'esterno del nostro paese che l'Italia mantenga una certa linea politica. È indimenticabile la scelta di Giorgio Napolitano di non accettare come ministro dell'economia Paolo Savona, una scelta che non ha nulla a che fare con la tutela della Costituzione o dell'unità nazionale, ma che va direttamente a incidere sulla politica concreta, quindi sulle scelte di governo che non competono al Presidente della Repubblica, che non è eletto dai cittadini italiani, ma nominato dai parlamentari. Ma anche la ossessione per la creazione di governi coerenti con la propria linea politica che hanno avuto gli ultimi presidenti della Repubblica è assolutamente lontana dagli obblighi, dai doveri e dai poteri che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica. E non a caso si parla sempre più insistentemente di un sistema ormai presidenziale, con una piccola differenza, che negli altri paesi che hanno il presidenzialismo, chi diventa presidente lo scelgono i cittadini con il voto. Nel nostro caso, però, con il voto si sceglie ben poco, quindi come non scegliamo e non decidiamo chi va a Palazzo Chigi, non scegliamo e non decidiamo neanche chi va al Quirinale, che sta diventando sempre di più il vero luogo da cui si esercita il potere.